sera a tutti. Ben ritrovate. Grazie. La signora. Posso dire un tema importantissimo? Ci sono poche parole, anche perché è un tema che è di purtroppo attualità. Porgo i saluti del comandante della struttura, di tutti i consiglieri direttivi e di personale, e tanti auguri di buona Pasqua. Direi di iniziare la dottoressa. Grazie. Ringraziamo moltissimo il comandante per la sua gentile ospitalità. La maggior parte di voi sono degli abituè di Strane Coppie, però per chi fosse qui stasera per la prima volta, siete i benvenuti al quarto incontro dell'undicesima edizione di quest'anno. Strane Coppie ha una lunga storia alle spalle, fatta, come dire, di attraversamenti non soltanto napoletani. Da 4 anni Strane Coppie, grazie a Banco BPM, si trasferisce in tutta Italia. Infatti siamo stati qui a Napoli, all'interno di questo magnifico spazio concesso dalla Marina Militare per i primi 2 incontri, poi siamo stati a Roma, siamo di nuovo qui con voi stasera e a maggio saremo poi a Milano. Quindi siamo molto contenti che, grazie a Banco BPM, grazie all'Accademia d'Ungheria in Roma, che da 2 anni anche ci sostiene, la manifestazione, che è nata come un continuo confronto fra grandi letterature di paesi differenti, di lingue diverse, si sia messa in moto e abbia cominciato da questa prima città a muoversi lungo tutta quanta l'Italia. E stasera, come dire, si rinnova il tema che è al centro della manifestazione di quest'anno, che è appunto Costellazioni. Tra un po' racconterò di che cosa si tratta, ma prima innanzitutto vi chiedo di fare un applauso ai nostri ospiti. Cominciamo con Laura Bosio. E Laura, come dire, non ha bisogno di presentazioni, molti di voi la conoscono, è stata con noi in questi 2 giorni anche per il master che stiamo facendo, con il SEMA master che stiamo facendo con Sor Orsola Benincasa, scrittrice finissima, editor raffinatissima, a lei saranno consegnati 2 degli autori di cui stasera parleremo, e come per Laura, naturalmente anche per Giuseppe Montesano e per tutti gli autori di cui parliamo, fuori sul banchetto libro trovate le opere dei nostri ospiti e degli autori narrati, e la ringraziamo molto. E Giuseppe Montesano. Se Laura non ha bisogno di presentazioni, Giuseppe Montesano, come dire, no, senza di lui non possiamo fare Strane Coppie, di conseguenza è una parte costituzionale della nostra manifestazione. Anche qui ricordiamo Lettori Selvaggi, Come Diventare Vivi, insomma autore amatissimo, notissimo in città e per noi un carissimo amico che, oltre a partecipare a Strane Coppie, da sempre sostiene anche l'intero progetto della linea scritta. Sia Laura Bosio che Giuseppe Montesano sono frequentemente, rigorosamente ogni anno, nostri ospiti. Laura con le sue bellissime lezioni di editing, Giuseppe con delle straordinarie lezioni, si intitolano I Magnifici 7, una prossima a maggio, l'ultima per questa annualità sarà dedicata a Don De Lillo il 16 maggio, quindi insomma anche altri appuntamenti che seguono Strane Coppie. E poi vi chiedo di fare un applauso alle voci di questa serata, Andrea Renzi, Orlando Cinque. Entrambi li abbiamo strappati a 7 cinematografici e prove teatrali, quindi stasera, come dire, sono veramente in fuga per stare con noi a Strane Coppie. Andrea sta provando La Brocca Rotta di von Kleist, quindi un grande classico che dal 24 aprile sarà in scena a Mercadante con Mariano Rigillo, e Orlando l'abbiamo strappato a un set cinematografico importante, la regia di Donato Carrisi, L'Uomo del Labirinto, niente di meno che con Tony Servillo e Dustin Hoffman. Quindi insomma, stasera, grandi voci per Strane Coppie. E quindi veniamo alla nostra questione. Stasera noi siamo tutti quanti di gran fretta, mi hanno fatto pressione perché c'è Napoli-Arsenal, quindi io, come dire, andrò a una certa velocità. La realtà è che questo incontro di Strane Coppie è un incontro particolarmente importante, anche per me che progetto la manifestazione da 11 anni, perché intorno a questo incontro e a questi 4 autori di cui stasera parliamo, che è nata proprio l'idea di Costellazioni. Da tanti anni in laboratorio, sempre in momenti diversi dei corsi, finiamo con leggere il racconto di Giovanni Arpino, il racconto di Tommaso Landolfi, il racconto di Bernard Malamud, e dietro di noi, anche se di lui si parla sempre, lo leggiamo in tante diverse forme romanzesche e narrative, compare il padre di tutti questi racconti, cioè Dostoevskij.
Quindi in qualche modo l'idea che ci fossero delle famiglie letterarie, quindi delle congiunzioni di autori, influenzati da, certamente in questo caso, uno dei più grandi maestri della letteratura di ogni tempo, Dostoevskij, e quindi in qualche modo collegati fra loro, ha fatto proprio nascere l'idea delle costellazioni, cioè di libri, in questo caso di racconti, che dialogano fra loro, si parlano e in qualche modo conducono un tema. Ma a questo si aggiunge, come avete visto, un tema portante, un tema che in qualche modo è parte integrante dell'idea di cui stasera racconteremo e che dà il titolo all'incontro di stasera, che è il femminicidio, perché i quattro racconti di cui narreremo sono quattro racconti dal punto di vista dell'uomo, sono quattro monologhi di maschio e ci sono quattro donne morte a tutti gli effetti. Quindi, anche se in maniera non giornalistica, assolutamente non mediatica, perché la letteratura consente di fare attraversamenti verticali, per fortuna, noi stasera in qualche modo daremo voce a quella parte che sui giornali quasi mai si sente, che nella coscienza pubblica attualmente è sedata, cioè perché? La domanda è perché gli uomini uccidono o portano alla morte le donne? E perché non si sentono amati? E perché si sentono abbandonati? E dall'altra parte, ovviamente, la domanda delle donne: perché l'ho amato? Se poi doveva finire così, l'ho amato troppo? Infinite domande che hanno vari registri e che stasera in qualche modo verranno declinate attraverso questi grandi racconti. Quindi entriamo direttamente nel vivo della questione. E per cominciare, ovviamente, partiamo dal 1876, dal padre di tutto questo, cioè da Fyodor Dostoevskij, la mite. E quindi diamo voce immediatamente, se è pronto, ad Andrea Renzi per farci sentire una parte di questo straordinario racconto. Pensatela come volete, ma è stato un evidente malinteso. Era ancora possibile vivere con me. E se fosse stata l'anemia? Se si fosse uccisa semplicemente per l'anemia, per l'esaurimento delle energie vitali? Si era stancata durante l'inverno, ecco cosa. Sono arrivato tardi. Come esile nella bara, come si è fatto aguzzo il suo nasino, le ciglia sembrano piccole frecce. E come è caduta? Non è rimasta sfigurata, non si è rotto nulla, soltanto quel pugno di sangue, giusto un cucchiaio dal dessert, emorragia interna. Una strana idea. E se fosse possibile non seppellirla? Perché se la porteranno via. Io... No, è quasi impossibile che la portino via. So bene che devono farlo, non sono pazzo, non sto affatto delirando. Al contrario, la mia mente non è mai stata così lucida. Ma com'è impossibile? Di nuovo nessuno in casa, di nuovo due stanze, di nuovo io da solo con i pegni. Delirio, delirio, questo sì che è delirio. L'ho tormentata a morte, ecco cosa è stato. Che cosa possono farmi ora le vostre leggi? A cosa mi servono le vostre usanze, i vostri costumi, la vostra vita, il vostro stato, la vostra fede? Mi giudichi pure uno dei vostri giudici, mi portino pure in tribunale a uno dei vostri processi pubblici, dirò che non riconosco nulla. Il giudice urlerà, tacete, ufficiale! E io urlerò a mia volta. Dove la prenderai adesso la forza che riesca a farmi ubbidire perché un'oscura inerzia ha distrutto quello che avevo di più caro? Che me ne faccio ora delle vostre leggi? Le rinnego! Ma fa lo stesso, cieca,
E Jack è morto, non sente. Non sai di quale paradiso ti avrei circondato. Nella mia anima c'era il paradiso, io l'avrei messo tutto intorno a te. Non mi avresti amato, sia pure. E con questo tutto sarebbe stato così. Tutto sarebbe rimasto così. Mi avresti parlato come a un amico. Saremmo stati felici. Avremmo riso con gioia guardandoci negli occhi. Questa sarebbe stata la nostra vita. E se anche ti fossi innamorata di un altro, che importa, che importa? Avresti camminato con lui e avresti riso. E io ti avrei guardata dall'altro lato della strada. Qualsiasi cosa. Qualsiasi cosa, purché apra gli occhi, almeno una volta, per un solo istante, uno solo. Mi guarderebbe come poco fa, quando stava davanti a me e giurava che sarebbe stata una moglie devota. Oh, da un solo mio sguardo avrebbe capito tutto. L'inerzia. Oh, la natura. Gli uomini sono soli sulla terra. Ecco la sventura. C'è nel campo un uomo vivo. Grida il prode cavaliere russo. E lo grido anch'io, che non sono un prode. E nessuno mi risponde. Dicono che il sole ravviva l'universo. Il sole si leverà e guardatelo. Non è forse un cadavere? Tutto è morto e dappertutto cadaveri, soltanto uomini. E intorno a loro il silenzio. Questa è la terra. Uomini, amatevi l'un l'altro. Chi è stato a dirlo? Di chi è questo precetto? E il pendolo batte, insensibile, odioso, le due di notte. Le sue scarpine stanno accanto al letto. Sembra che la aspettino. No. Sul serio. Che sarà di me domani? Quando la porteranno via? Giuseppe Montesano. Sì, questo è il finale di un racconto di molto breve, 50 pagine, tra racconto e romanzo, che dice tutto in un certo senso, per meglio dire, raccoglie tutto quello che c'è nel racconto. La storia provo a riassumerla nel modo più semplice per farci un'idea di quello che succede. Il suicidio finale della moglie del protagonista, che è un ufficiale che ha abbandonato il servizio per un motivo particolare che diremo dopo, e che vive facendo, gestendo un banco di pinne, un'attività che in Russia, come dovunque, ma soprattutto allora, era considerata un'attività molto degradante in senso morale, perché si trattava sostanzialmente di approfittare delle disgrazie, delle difficoltà altrui. Il racconto comincia con una ragazzina sedicenne che entra in questo banco di pigna a impegnare un oggetto di poco valore. La ragazzina naturalmente è la protagonista,
che alla fine del racconto vediamo lanciarsi da una finestra. Pian piano, da questi oggetti che la ragazza vende e da questo rapporto compratore-venditore nasce, e qui nasce, stavo dicendo, non saprei dire cosa, perché le parole che avete letto alla fine vengono soltanto alla fine. Le parole dell'amore in questo racconto vengono alla fine, in realtà vengono dopo la morte, un po' prima, per un momento, in maniera folle, scombinata, e poi davvero soltanto nelle ultimissime righe del racconto. Nasce qualcosa fra questi due, l'ufficiale sposa, saltando tutta una serie di difficoltà, questa ragazza poverissima, questa sedicenne, è importante, poverissima, e lui insiste dicendo: quello che mi piaceva soprattutto era la diseguaglianza, la disparità, il fatto che io avessi 50 anni quasi e lei 16. Non dice che lei fosse giovane, non è questo che è al centro del racconto, non si tratta di un fatto che so come nella Lolita di Nabokov o come nel racconto che leggeremo dopo. La cosa importante sono queste parole, il dislivello, lui dice, la differenza. E viene subito in mente di dire: uno più in alto con il potere e un altro più in basso senza potere. All'inizio di questo matrimonio c'è una parte molto bella e drammatica già, dove lo Dostoevskij descrive gli slanci proprio di questa ragazzina, che è come se volesse amare quest'uomo che in realtà non conosce per niente, si sono visti qualche volta, proprio per il bisogno naturale degli esseri umani di anche di ringraziare in qualche modo il fatto di averla tratta fuori da una specie di inferno terrificante e da un matrimonio con un personaggio che aveva già ucciso due mogli a furia di botte, quindi dalla violenza domestica, tutta una serie di cose terribili. Mentre quest'uomo è molto educato, molto per bene sostanzialmente, ma freddo. E tutto il racconto è giocato sostanzialmente su questo, sul fatto che pian piano la ragazza, perché è una ragazza, è come se vedesse morire e spegnersi tutti i suoi tentativi di entrare in rapporto proprio con quest'uomo, entrare in relazione con lui. È come se lui, e lo dice anche all'inizio, volesse questo perché poi un domani, come dirà alla fine del racconto, lui spiegherà a lei che cosa ha fatto, perché, eccetera, eccetera. Diciamo così, come se una persona molto razionale, quasi follemente razionale, giocasse a controllare una persona impulsiva, giovane, intelligente anche, che legge, tra l'altro. Poi, vedendo questi romanzi e racconti di Dostoevskij, io resto sempre impressionato dal fatto che i protagonisti leggano, il che evidentemente era anche a 16 anni, leggano libri anche impegnativi, il che vuol dire che era una cosa normale, perché lo Dostoevskij è uno scrittore realista, per cui a un certo punto questo ufficiale fa una citazione dal Faust di Goethe e la ragazza resta colpita da queste parole poetiche, diciamo, che la toccano in qualche modo e vuole, come posso dire, vorrebbe vivere. Non trovo, è un racconto difficile, nel senso che non lo si può raccontare, non ha senso, la storia è molto semplice per certi aspetti, ma allo stesso tempo è complicata. Lei vuole vivere, questo è, mentre lui rimanda, in un certo senso, almeno questo ci sembra, di vivere. A quando, perché, che cosa? A un certo punto scopriamo che è andato via dall'esercito perché si è trovato, come posso dire, in una situazione in cui non si è comportato onorevolmente, si è comportato da vigliacco. Questo è uno dei temi dostoevskiani più ossessivi, la vergogna di aver compiuto qualcosa di vile, qualcosa, qualsiasi cosa. In genere quello di essere stati zitti quando bisognava parlare,
quello di non aver fatto una cosa anche piccola che in quel momento sarebbe stata importantissima, che i personaggi come questo qua giustificano sempre in un modo che poi si insinua dentro di noi, perché poi Dostoevskij è strisciante, entra dentro ma dice anche tu potresti essere così, come alla fine dice l'inerzia, no? Mi sono perso per l'inerzia, perché a un certo punto non ho fatto quel gesto, non ho detto quella parola che avrei potuto dire. Ci sono molti momenti del rapporto tra i due dove sembra, noi stiamo lì, guardiamo, entrando, basterebbe una piccolissima cosa, un piccolissimo gesto per cambiare tutto il corso della vicenda. Lui non lo fa, non lo fa mai, diciamo non rompe mai questa specie di corazza di superiorità, di dislivello nella quale si sente poi assicuro, e questo è il punto vero. Il punto vero, sarebbero tanti argomenti, ma quello che tocca il nostro intreccio di questioni intorno al rapporto tra un certo tipo di uomo, di maschio se volete, un certo tipo di donna, un certo tipo femminile, è questo, cioè sentirsi al sicuro in questo caso. Non sentirsi al sicuro, del quale fa parte il tenere l'altra in questo caso. È difficile spiegarlo bene, perché non è violento il tutto in apparenza, è violento nella sostanza, nel fatto che lui esercita su questa persona una specie di controllo interiore, noi diremmo violenza psicologica. Ed è leggermente inesatto, però diciamo violenza psicologica, già il fatto di bloccare questi trasporti della giovinezza e anche dell'amore in un certo senso, vuole esistere, bloccarli perché devo avere il controllo, perché questo romperebbe i miei piani, è talmente forte metaforicamente che non riesco a non vederlo anche nelle piccole cose quotidiane, diciamo così. In un certo senso Dostoevskij non parla soltanto del grande fatto della donna che si suicida buttandosi dalla finestra e della violenza psicologica, ma proprio della difficoltà dei rapporti, quando da una parte c'è, diciamo così, un mondo chiuso nella propria autoreferenzialità, egoismo, non so come vi piace di più, io direi che il personaggio di Dostoevskij gira intorno a se stesso sostanzialmente, vede se stesso e gira intorno al proprio asse e vede l'altra persona come un satellite. Questo è il punto, i satelliti non si incontrano con il pianeta, per definizione devono essere satelliti. Perché, ripeto, è sempre soprattutto questo, mi sento forte. Lui che si è sentito, questo è il punto, debole, nell'unico momento in cui sarebbe stato necessario essere forte. Vuole farlo pagare a questa persona in maniera contorta e sottile, ma vuole davvero, come dirà alla fine, manifestarsi a lei come una persona diversa, ma di fatto questa ragazza si butta dalla finestra perché? Perché lui l'ha proprio, l'ha messa in un ingranaggio particolare che è dato dal fatto, finisco di raccontarvi, ho lasciato un momento la storia, sposa lei circa, lui a un certo punto la allontana e la tiene, diciamo così, a distanza, con questa sorta di freddezza assoluta. Lei si ribella andando via di casa per un'intera giornata, per giorni di seguito. Lui scopre che vede un suo ex compagno d'armi, dell'epoca in cui ha subito quell'umiliazione profonda da parte in cui è stato considerato da tutti disonorevole il suo comportamento, cioè una cosa che anche se volete è una sciocchezza dal nostro punto di vista, non è intervenuto a difendere l'onore di un commilitone, di un compagno, ma non è una sciocchezza perché in quel contesto diventa una cosa importante, anzi fondamentale, e lui spia
una scena in cui la ragazza, la moglie, perché questo punto è la moglie, parla con questo ufficiale con una pistola pronto a non sa nemmeno lui cosa, e scopre nel corso di questo dialogo che la ragazza invece si difende sostanzialmente dalle avance di quest'uomo in maniera totale, assoluta, limpida, pura, dice lui stesso, e con una conoscenza, dice, del mondo che è incredibile, perché una 17enne, 18enne a quel punto avrà, non può avere una conoscenza del mondo così, se non perché in un certo senso ce l'ha dentro, la sente, per così dire. Poi spunta fuori, c'è tutta una serie di cose, non vi credo che lo dobbiate leggere, davvero è un'esperienza leggere questo racconto, perché lascia più domande che risposte, esce fuori. La cosa importante è che questo fatto non li unisce, ma in un certo senso contribuisce ad allontanarli. Nonostante sembrasse una cosa in cui poteva rompersi questa difesa del duomo, non si rompe, perché lui continua ad agire in quel modo, lei si offende del suo comportamento. Poi c'è un'altra scena ancora più da feuilleton, da romanzo, diciamo, sensazionale, con un quasi tentato omicidio o non si sa bene cosa, ma anche questa ve la lascio, che vi toglierei il sugo poi del racconto. Tornando al nostro punto, che sta tutto, ripeto, nel finale, quando lui dice l'inerzia mi ha impedito di agire bene nel momento giusto, ma non è vero, perché lui ha avuto tutto il tempo di questo mondo, ha avuto tutto il tempo di questo matrimonio, ha avuto anzi troppo tempo, e si è dato troppo tempo per inventare una relazione, diciamo, per costruire. A un certo punto c'è anche una frase che Andrea leggeva, mi ha colpito di nuovo, dove quando lui dice domani farò, sarebbe stato possibile fare vivere ancora, avrei fatto per te un paradiso, ti avrei circondata di un paradiso, e tutto sempre al futuro. Ancora prima di questo, a un certo punto lui la investe proprio, preso un improvviso trasporto qua, diciamo amoroso, dice noi andremo via, un po' come i personaggi di Cetro, andiamo via, cominceremo una nuova vita, sarà tutto da capo, tutto, ma è lui che parla, è come una voce che risuona in una stanza vuota, perché lei già non c'è più, perché lui l'ha annullata di fatto, ha tagliato, diciamo così, almeno questa è la sensazione fisica che si ha leggendo, poi si potrebbero dire tante cose, una lezione fisica che abbia reciso, tagliato le radici di questa persona. E quando poi dice andremo, vivremo, faremo, saremo felici, lo dice sempre parlando a se stesso. Questa è un'altra sensazione forte di Sato, sì, no, lo dice nemmeno, questa è una sensazione molto forte. Lei diceva un monologo, è proprio così. Non è solo un monologo che lui lo racconta mentre sta vicino alla bara della moglie, ma è un monologo tutto il suo agire. È come se quest'uomo non dialogasse. Parla con lei, a volte dice abbiamo detto, abbiamo fatto, ma lui monologa, lui è chiuso dentro una specie di stanza, proprio direi, o di prigione anche, che è la sua prigione, e gira intorno. E tutte le cose che dice, che fa, anche cose apparentemente tipo quando farò tutto per te, si inginocchia, le bacia i piedi, lei si ritrae, tipica scena dostoevskiana, bacia dove lei ha camminato, magnifico per certi aspetti, ma lei si spaventa, perché non c'è un collegamento fra tutto quello che l'uomo ha fatto prima e questa esplosione, è quasi come se lo facesse, io insisto su questo, ripeto, davvero sto parlando di una sensazione che è molto difficile da comunicare, come se lui lo facesse da solo, e quella che ha davanti non fosse una persona reale, un po' perché questa donna si è dissanguata in un certo senso interiormente, e un po' perché lui non
non la considera realmente, non è una persona reale, è un'immagine. All'inizio è stata l'immagine della ragazzina pura, pulita, per bene, che andava nel banco dei pegni, non corrotta e così via. Poi ancora dopo, pure, eccetera, quando prende in giro l'ufficiale che le fa le avanze, eccetera. Tutte immagini sue. Una delle cose più misteriose di questo racconto, ma credo anche di quello di Landolfi, è che è come se non entrasse mai davvero dentro l'interiorità della donna. Noi vediamo sempre esclusivamente il punto di vista di lui che racconta, non solo perché racconta lui, ma proprio perché lui non riesce a capire, perché non vede, non vuole vedere, vede soltanto la sua proiezione. E la proiezione anche del suo dramma, se vogliamo dire, perché lui vive anche un dramma, a parte il fatto che nemmeno lo vive perché ha paura di affrontarlo, ha vissuto fino a quel momento evitando, diciamo, la resa dei conti. E quando arriva una specie di resa dei conti con questa sua vergogna, questa sua debolezza, questa sua viltà, è là che comincia ad avere questa specie di uscita da se stesso, no? Questo baciare per terra dove lei cammina, perché lui di colpo comincia a capire, lui capisce con uno che ormai capisce, ma capisce al contrario, non si rende conto, lo ripeto, vorrebbe, ma non c'è più. La persona davanti a lui non c'è. C'è una specie di quello che lui ne ha fatto anche, c'è una specie di manichino privo di vita, dove non vuole più vivere, per meglio dire, perché si è rotto qualcosa di più. Dopodiché la scena, diciamo, del suicidio, tra l'altro. Questo è un racconto che Dostoevskij scrisse per un giornale, come faceva spesso, ed è allucinante perché è un racconto di una finezza, di una complessità, di una bellezza tali che si resta davvero senza parole, senza manco tirare in ballo i grandi romanzi, basta una cosa del genere a dire che uno scrittore è immenso. Ma tornando alla questione, questo monologare che io vorrei portare, diciamo, in un certo senso adesso anche nel nostro, la letteratura ci dice qualcosa di importante, perché di tutta questa storia quello che resta rispetto ad altre storie che ora sentiremo è che tutto sommato quest'uomo, virgolette, non è cattivo, non ha mai fatto del male in vita sua. Non è un assassino, non è un brutto, la tratta bene, tra virgolette. Cioè, Dostoevskij è riuscito a fare una cosa, a farci toccare la normalità mostrando tutta la malattia, tutta la perversione nel senso proprio più negativo del termine, tutta la patologia che c'è in quella che noi chiamiamo normalità. Questo è un uomo normale per molti aspetti, esteriormente parlando, ma un uomo chiuso totalmente all'altro. La frase finale dove dice, di chi è questa frase? La frase del Vangelo, naturalmente, che a parte il cristianesimo, questo qua non c'entra proprio niente, è la frase dove lui comincia a avere il barlume di dire esiste l'altro. E nel caso dell'amore, perché poi questo è il punto, quasi non nominato in tutto il racconto, nel caso dell'amore probabilmente c'è stato fin dall'inizio, ma non ha fruttificato, non ha fiorito, non è stato educato, non è stato allevato, non è stato coltivato. Di colpo si passa a, fuggiremo, andremo, il paradiso, eccetera, tutto quello che c'è in mezzo, lavoro, fatica, l'amore è un lavoro, questa è la brutale verità. Rifiutare questa brutale verità significa diventare dei fantasmi. Questo credo sia il messaggio dostoevskiano. Proprio ottenuto con il minimo di mezzi, raccontando una storia al limite, se volete, anche semplice. Questo è il punto. È come se Dostoevskij ci raccontasse e ci toccasse quindi da vicino. In questo punto l'amore non è affatto domani andremo, ti circonderò col paradiso, eccetera, ma è quello che tu
fai, lui non fa, loro non fanno, prima non dà a lei la possibilità di fare, cioè proprio di, come posso dire, di generare l'amore, di rigenerare, rigenerare, poi si addormenta, poi si risveglia, poi si addormenta, si risveglia, un po' muore, un po' nasce, cioè questo continuo avere metamorfosi, diciamo così, che tu vuoi mantenere una cosa viva, lui non c'è, non lo permette né a se stesso né a lei. Il risultato finale è tagliare proprio il cordone con la vita, perché la vita è questo, e condannare se stesso alla disperazione in questo caso. Poi colpevole non significa manco più niente, perché è al di là della colpevolezza, perché non è nel suicidio l'atrocità, l'atrocità è nel disamore costruito. Invece di costruire l'amore, qui noi assistiamo proprio alla costruzione quasi scientifica e tragica, però di disamore. Questo è quello che mi sembra molto vicino a noi. Nel 1969 Robert Bresson trae un film, ha tratto la maggior parte dei suoi film in realtà da Dostoevskij e anche da altri grandi scrittori, da Bernanot tra gli altri, però trae un film proprio dalla mite di Dostoevskij che si intitola La Dusse. A fine dell'incontro vedrete dei brani, questo bellissimo film, come dire, circola poco e ha anche una vita difficile in termini di premi, naturalmente essendo un film molto letterario. Fra i recensori c'è Alberto Moravia, e Moravia dice: beh, questa è proprio la tragedia dell'orgoglio, no? Di un uomo che vuole essere amato per la propria viltà e vuole che l'altro capisca da sola che la propria viltà è amabile, e però appunto, come stava dicendo Giuseppe Montesano, è impossibile che questa comunicazione avvenga se non viene mai trasmessa. E qualche, come dire, una vera e propria tragedia dell'orgoglio è anche nel bellissimo racconto di Bella Malamud, che esce nel, ovviamente siamo adesso in pieno Novecento, nel 58, che ha un'aria curiosamente, come dire, legata, non so, al Maestro e Margherita. Anche se il Maestro e Margherita non è stato ancora pubblicato, quindi lui non può averla letta. Però prima di dare la parola a Laura Bosio, vi facciamo sentire un brano di Abbi Pietà, Orlando 5. I merci di tutti i generi che pagò in contanti. Passò tutta la settimana ad aprire scatole, a disporre sugli scaffali i barattoli, i vasi, i pacchetti, lavò il pavimento, ci passò il petrolio. Con la carta colorata fece nuove decorazioni per la vetrina, tutto doveva avere un'aria invitante, ma chi entrava? Nessuno, tranne due o tre clienti poveri della casa popolare dietro l'angolo. E quando venivano? Quando i supermercati erano chiusi, a loro serviva qualche cosetta che avevano dimenticato di comprare, come un litro di latte, 15 centesimi di formaggio, una scatoletta di sardine per colazione. In pochi mesi c'era di nuovo la polvere sui barattoli degli scaffali e $1000 erano finiti. Credito non poteva averlo che da me, e da me l'ebbe, perché io rimborsavo la ditta di tasca mia, questo lei non lo sapeva. Lavorava. Aveva sempre i vestiti in ordine e aspettava che le cose andassero meglio. Poco a poco gli scaffali si vuotarono, ma dov'era il profitto? Le scorte se le mangiavano loro. Quando guardavo le bambine, capivo ciò che lei non mi diceva. Erano pallide, magre, avevano fame. Gli avanzi del mangiare per l'indomani lei li teneva sugli scaffali. Una sera le portai un bel pezzo di lomo di manzo. Ma compresi nei suoi occhi che non era contenta del mio gesto. E dunque che altro potevo fare?
ho un cuore e sono un essere umano. Qui l'ex rappresentante si mise a piangere. Davido finse di non vedere, anche se una volta sbirciò dalla sua parte. Rosen si soffiò il naso, poi proseguì con più calma. Quando le bambine si addormentarono, noi restammo là seduti al buio nel retrobottega e non una sola volta in 4 ore la porta s'aprì per lasciare entrare un cliente. Eva, per carità, scappa via, dissi. Non so dove andare, disse lei. Ti darò io un posto dove andare e per piacere non dirmi di no. Sono scapolo, questo lo sai. Ho tutto ciò che mi occorre, mi basta e mi avanza. Lascia che aiuti te e le bambine. I soldi non mi interessano. Mi interessa la salute, ma non la posso comprare. Ti dirò io che cosa fare. Lascia il negozio in mano ai creditori e trasferisciti in una casa di 2 alloggi, di mia proprietà. In questo momento il piano di sopra è vuoto, l'affitto non ti costerà nulla. Intanto puoi metterti a cercare lavoro. Pagherò anche la signora del piano di sotto perché vadi alle bambine, Dio le benedica, mentre tu sei fuori. Col tuo salario comprerai da mangiare e abiti se ne hai bisogno e riuscirai anche a mettere da parte qualche soldo che potrai usare un giorno quando ti sposerai. Che ne dici? Lei non rispose. Mi guardò soltanto, ma in un tal modo e con degli occhi così di fuoco, come se io fossi piccolo e brutto. Per la prima volta dissi tra me: Rosen, questa donna ce l'ha con te. Grazie mille, signor Rosen, amico mio, rispose lei, ma non abbiamo bisogno della carità di nessuno. Ho ancora un negozio appena avviato e le cose andranno meglio quando i tempi saranno migliori. Sono brutti i tempi questi. Quando torneranno i bei tempi, andranno meglio anche gli affari. Chi parla di carità? Le gridai io. Quale carità? È un amico di tuo marito che ti parla. Signor Rosen, mio marito di amici non ne aveva. Non capisci che voglio aiutare le bambine? Le bambine hanno la loro mamma. Eva, che ti piglia? Dissi io. Perché fai sembrare cattiva una cosa che nelle mie intenzioni dovrebbe essere buona? A questo non risposa. Io avevo mal di stomaco, mi stava venendo anche l'emicrania, allora me ne andai. Tutta notte non dormii e poi tutto a un tratto compresi, perché lei si agitava tanto. Temeva che io le chiedessi di sdebitarsi con qualcosa di diverso dai soldi. Aveva sbagliato uomo. Comunque, ciò mi fece pensare a una cosa che non avevo pensato prima. Insomma, pensai di chiedere di sposarmi. Che aveva da perdere? Io potevo badare a me stesso senza dare il minimo fastidio a loro. Le bambine avrebbero avuto un padre che gli poteva dare i soldini per il cinema o per comprarsi una bamboletta e quando io fossi morto, i miei investimenti e le mie polizze di assicurazione sarebbero andati a loro. L'indomani gliene parlai. Per me, Eva, io non voglio nulla, assolutamente nulla. Per te e le tue bambine è tutto. Non sono un uomo forte, Eva. Anzi, sono malato. Ti dico questo perché tu capisca che non penso di vivere a lungo. Ma anche solo per qualche anno sarebbe bello avere una famigliola. Lei mi voltava la schiena, non aprì bocca. Quando tornò a girarsi, il suo viso era bianco, ma la bocca sembrava di ferro. No, signor Rosen. Perché no, dimmi. Ne ho abbastanza di malati. Cominciò a piangere. La prego, signor Rosen, vada a casa. Non avevo la forza per discutere con lei e così andai a casa. Andai a casa, ma sempre con quel pensiero in testa. Stetti male tutto il giorno, tutta la notte. Mi doleva la schiena dalla parte dove mi manca il rene e avevo fumato troppo. Cercavo di capire quella donna, ma non ci riuscivo. Perché una con 2 figlie che morivano di fame doveva sempre dire di no a un uomo che voleva aiutarla? Che le avevo fatto di male? Ma che sono un assassino che deve odiarmi tanto? Tutto ciò che sentivo in cuore era pietà per lei e le sue bambine, ma non riuscivo a convincerla. Allora tornai da lei a pregarla di lasciare che l'aiutassi. Ancora una volta lei mi disse di no. Eva, dissi, non posso darti torto se non vuoi un uomo malato. Allora, vieni con me da un sensale di matrimonio e ti troveremo un marito sano e robusto, in grado di mantenere te e le tue bambine. Ti farò io la dote. Lei strillò. In questo non ho bisogno del tuo aiuto, Rose. E io non dissi più una parola. Che altro potevo dire?
Bernard Malamud. In questo racconto, un racconto abbastanza breve, siamo in un tribunale. Quale tribunale? È un interrogatorio di polizia quello che questo personaggio chiamato Davidoff, che prende un taccuino, c'è un dettaglio sulla matita che lui tempera, un taccuino che poi si rivelerà utile e no a questo interrogatorio. Quest'uomo chiamato Davidoff interroga un uomo chiamato Rosen, lo interroga con un certo cipiglio e gli chiede di parlare di un fatto di cui lui sa. L'uomo chiamato Rosen è elusivo, cerca di sottrarsi all'inizio a queste domande, ma non può, viene incalzato. Non si capisce se si è appunto in un tribunale, in un tribunale superiore, in un manicomio forse, in un universo carcerario, in un universo così di prigionia. È tutto questo, forse un inferno, forse un inferno quello da cui si parla. Quest'uomo, l'avete sentito dal racconto, l'uomo Rosen che racconta la sua storia con Eva, una vedova, l'ha incontrata nella retrobottega di un piccolo negozio. C'è questo mondo anche così, del mondo ebraico, nascosto di piccole, fatto di piccole cose. Questa donna che viene incontrata la prima volta che lui la vede, quello che lui ha in mente è che l'ha vista nel retrobottega, fa una vita misera, suo marito muore, lei resta vedova, non sa come affrontare la sua vedovanza, come dare da mangiare alle bambine, se non portando avanti questa piccola, misera attività del marito e continuando ad andare avanti con il suo piccolo negozio, sempre più povero di merce e di clienti, finché così, con della speranza che questo potesse un giorno migliorare, o comunque come una necessità che non si poteva mutare. Allora, l'uomo di cui abbiamo sentito parlare sembra un uomo ragionevole. Quest'uomo la vuole aiutare, vuole fare in modo che questa vedova, lui è un vicino di casa che si mostra nel suo racconto, generoso, proteso a occuparsi di queste bambine che diventano sempre più pallide, sempre più magre, che sono costrette a digiunare. Quest'uomo la vuole aiutare questa donna. Allora, che cosa c'è che non va in tutto questo, si direbbe? Se noi andiamo ad analizzare meglio il racconto, a guardare bene, abbiamo alcuni dettagli. Si dice, per esempio, Davidoff non rilevò il gesto della rappresentante, era un ex rappresentante, quindi aveva a che fare con le merci, quindi si riteneva in dovere di dire la sua. Dice: forza, cominci, disse con un cenno. Chissà da dove cominciare. Rosen fissò la tendina abbassata, una tendina che lui vuole che resti abbassata, dice che non vuole luce, e dice: cominci da quando l'ha incontrata, la filosofia non ci interessa. Questa filosofia è quella dietro cui lui, in qualche modo, chiamiamola filosofia tra virgolette, si nasconde. Questa donna ha dei progetti, ha dei piccoli progetti, forse anche un po' insensati, che sono i progetti di lei. Quest'uomo non ascolta che lei abbia dei progetti, non vuole saperne dei suoi progetti, vuole assecondare i propri progetti su di lei.
lascia che i creditori si piglino il negozio, che ricaveranno niente, mi occupo io di te, ti do del denaro, ti aiuto, ti trovo un marito. Che cosa fa questa donna? Lei cerca di dirgli continuamente: io sono mia. Questa frase, che se c'è una frase rivoluzionaria nel Novecento, è stata quella di Franca Viola, che si è opposta a un matrimonio obbligato secondo una tradizione che sembrava impossibile da debellare. Il delitto d'onore poi sarà una questione di altri 20 anni prima che sia che diventi una realtà. Questa donna non fa che dire: io ho i miei progetti, ascolta che cosa ti voglio dire io, tu rispetta me come io rispetto te. Tu mi vuoi dare aiuto, grazie, ma io non lo voglio questo aiuto, io voglio i miei progetti. Gli uomini, per tornare al tema, per andare al cuore del tema di cui stiamo parlando, gli uomini che esercitano violenza sulle donne, gli uomini che a volte fanno una violenza, appunto, diciamo, di tipo psicologico, come in questo caso, a volte non solo psicologico, ma, come lo sappiamo, fisico fino ad uccidere, spesso sono uomini che cercano donne in stato di dipendenza, perché il loro modo di essere, di sentirsi forti, deve essere suffragato dal fatto che queste donne in qualche modo dipendano da loro, che sempre di più dipendano da loro, che siano grati a quello che loro fanno. Lo scatenamento della violenza è spesso lo scarto tra la dipendenza e che le donne subiscono e finiscono per subire come dentro una ragnatela da cui non si riescono più a muovere, lo scarto che le donne oppongono, qualcosa, un piccolo gesto che dice: io voglio uscire da questo stato di dipendenza, io voglio essere i miei progetti, voglio essere la mia vita, voglio esistere per quello che ho in mente per me. Questa cosa scatena violenza. Questo uomo, come abbiamo sentito, non riesce a sopportare che lei opponga dei no, si incaponisce, non gli sembra possibile che il suo progetto su un altro essere umano, che lui, allo stesso modo lo diceva Montesano prima, lui non vede, non ascolta, non vuole ascoltare, non è in grado di ascoltare se non il progetto che lui ha in mente per essere confermato nella propria generosità che non ha, nella propria bontà che non ha, nella propria piccola potenza. Quando questa donna continua a opporre dei no, lui si pone dei dubbi su se stesso, si altera, grida nel suo racconto. Lui, con il suo essere negativo verso le cose, verso la vita, si propone come unica salvezza, affossa gli altri, affossa questa donna e non si rende conto di quello che fa. Gli viene in mente a un certo punto di fare un regalo di cui lei non sappia, potrebbe essere qualcosa di generoso, qualcosa a cui noi aderiamo, eppure c'è sempre qualcosa a cui noi non aderiamo. Lui dice: lasciami avere un po' di gioia prima di morire, lascia che ti aiuti ancora una volta a rifornire il negozio, cosa di cui si impicciava. E questa donna continua a dire di no. Che cosa succede? Succede che a un certo punto lui si accorge
che Davidoff, che aveva il suo taccuino e che scriveva, non scrive più. Perché non scrive più? Perché qualcosa deve accadere, qualcosa che è già accaduto, scopriremo, qualcosa che è già accaduto da prima, e cioè che ai continui rifiuti di questa donna, quest'uomo non regga. E questo è un caso in tutti i racconti, in questi quattro racconti che noi analizziamo, in cui anche quest'uomo si dà la morte. Ma quando questa cosa è già avvenuta, e questa tenda che voleva chiusa si solleva, e questa donna che non riesce a reggere e psicologicamente continuamente punita nel proprio progetto, non riesce a reggere, o forse come fanno molte donne che si uccidono perché si liberano da questo incubo al quale sono continuamente sottoposte, non riescono a sfuggire in altro modo che con la morte, c'è un momento straordinario, complesso da analizzare, perché questa donna che lo fissa, lui già in un'altra dimensione, come tutto questo racconto, lo fissa e dice con occhi spiritati, con occhi imploranti, e alza le braccia verso di lui. È un'allucinazione di lui, è una cosa vera. Che cosa vuole ottenere questa donna? Forse vuole dirgli lasciami in pace, forse vuole dirgli basta con tutta questa vicenda. E lui che cosa fa? Quest'uomo infuriato alza il pugno e le dice: puttana, bastarda, troia, urla, vattene via di qui, torna a casa dalle tue bambine. Perché il suo progetto violento, che è sfociato in una violenza che ha riguardato entrambi, era di fare della vita di questa donna il proprio progetto, la propria affermazione, il proprio piccolo lucragnoso potere su una donna in difficoltà. E nel momento in cui tutto è compiuto, lui rivela qual era il suo vero progetto, e cioè di tenerla in questo stato di sudditanza. E quello che ha mostrato fino a quel momento nel suo racconto alla donna di uomo ragionevole, di uomo che cerca di capire le ragioni degli altri e di immedesimarsi, si rivela per quello che è. Lui le dice puttana, bastarda, troia, perché è quello che lui aveva in mente fin dall'inizio. Il tema di questo racconto di Malamud è in realtà molto simile agli altri suoi racconti, che anche questi sono spesso oggetto di lettura in laboratorio, sono tutti quanti dentro quella raccolta che si intitola Il barile magico. C'è una bellissima prefazione, tra l'altro in Italia in circolazione, di Eraldo Affinati, che tra l'altro vale la pena citare stasera perché è il fondatore di Penny Wharton, un bellissimo progetto di scuola che è rivolto ai ragazzi migranti e che, come dire, ha coinvolto Laura negli ultimi anni, che è diventata la fondatrice della Penny Wharton milanese. Quindi si è detto questo, come dire, fra parentesi, ma è una parentesi importante. E dentro i racconti di Malamud in realtà risuona costantemente questo tema, ancora una volta il vile, no, il vigliacco che però vuole controllare, che vuole avere il potere su tutto, ma soprattutto un uomo che non si conosce. C'è quell'altro bellissimo racconto che spesso leggiamo, La corona d'argento, dove c'è un uomo che dice di voler salvare il padre attraverso un atto magico, ma in realtà lo odia, lo detesta, sta aspettando che muoia e non va a trovarlo in ospedale mentre agonizza. Quindi è un tema che in qualche modo fa parte, e che tra l'altro, questo è piccolo pettegolezzo che riguarda Malamud, ma in realtà avrebbe riguardato lui direttamente nella sua vita, e gli si sarebbe in qualche modo ritorto in una specie di vendetta poetica, perché ormai malato con un ictus viene visitato dal suo giovane allievo e amico apparentemente, Philip Roth,
che vedendolo ormai disabile, incapace di scrivere, gli regala un racconto di Quelli amati di Philip Roth, che in realtà è destabilissimo sapendo la sua origine, che è lo scrittore fantasma, il primo capitolo di Zuckerman, dove lo scrittore fantasma è il povero Malamud, ormai malato e disabile. Dunque, insomma, stiamo parlando di belle figure maschili, come avrete capito stasera, e quindi ci avviciniamo al racconto di Tommaso Landolfi. E la muta, la mite, ma parla, cambia soltanto una vocale tra questi due racconti, ma forse di tutti e quattro i racconti è quello, come dire, più direttamente imparentato, no? con il racconto di Dostoevskij. E quindi diamo di nuovo voce ad Andrea Renzi per la lettura, e lo salutiamo anche preventivamente per, in caso di fuga per le prove, quindi dopo gli faremo un doppio applauso. Però una telefonata per vedere se davvero devo riprecipitare. Ok. Già fatto. Dio mio, perché questo? Non dovevo lasciarmi andare così, dovevo. Ma basta, ora non vedo più nulla. Senti invece, io con questo stesso dito potrei addirittura tagliarti le vene, lo sai? Eccola, che al solito non ci crede, e le presi il polso, me lo abbandonò senza alcun sospetto, mollemente, esile, fragile, nella mia mano, attenta, attenta, era il giocoso avvertimento di prima. Ed era al tempo stesso un avvertimento terribile, gridato dalle mie viscere medesime, da tutti gli invisibili oggetti circostanti, per un periodo reale ed atroce. Presi a fregarle il polso, col dito, come prima, ma ora con l'unghia dell'altro pollice incideva la sua pelle, la incideva, la tagliava, la tagliò quella mia piccola lama, e decisamente d'un colpo recise anche le sue vene. E la dette in un grido soffocato e gutturale, ritrasse la mano, parve poi calmarsi. Ma di lì a un attimo dovette sentirsi bagnata, e balzò convulsamente a sedere. Stava certo per accendere la lampada sul comodino. Ebbene no, non doveva, perché non doveva, ossia per sé medesima e per l'orrore che avrebbe provato al vedersi così. Ma ormai non più a questo avevo mente. Ormai s'era in me scatenato tutto quanto di tristo, di informe, di ignoto, di feroce e di trionfante può capire in un uomo, ed anche tutto quanto di libero, di giubilante, di benefico, di giusto, di ineffabile e celeste. Non già schiava di ciechi istinti era l'anima mia, ma al contrario francata nella sua necessità. Oh, intendimi, chi mai leggerà queste pagine? Non francata dalla, ma nella sua necessità. Forse la stessa che vigilava l'anima sua. Ciò che fu non poteva non essere. In quella nera stanza vibrai con la mia fragile arma colpi furiosi, cominciai dalla gola che trovai e abbrancai alla prima, e poi giù, giù, sul cedevole seno, sul pallido ventre, sulle cosce ancora nervose, sulle braccia vanamente protese, sulle mani di perla da
per tutto, ma una volontà superstite o una forza oscura torceva la mia mano dal suo viso. Una sola volta essa incontrò l'umida lingua e non seppe rattenersi. Quel corpo idolatrato doveva essere divenuto una sola, acuta piaga, ed ella senza quasi difendersi gridava alla sua maniera, gemeva, ma ben presto tacque e mi rimase sul braccio, assai più pesa che non fosse stata da viva. E allora, solo allora, ebbi pace. Non accesi subito la luce, non volevo vederla così. Al buio trassi su lei fino al mento il lenzuolo, come ella stessa aveva fatto poco prima. Bagnato, anch'esso pesante, il lenzuolo. Indugiai ancora, forse per lungo tempo. Risi, piansi o... Ok. Vera espressione possibile per il mio strazio e la mia esultanza. Del resto non so cosa feci. Infine, accesi. Ecco. Ora il suo sudario era tutto rosso. Bianco non m'era piaciuto. Così. Così appunto lo volevo. Ed ecco, intatta nel suo volto di notte e di stella, ora ella era mia, eternamente, ma già a risucchio, come quando il vortice attrae galleggianti detriti, la realtà trita e volgare, il terrore, l'orrore, la realtà, dico, rientrava, si riprecipitava, rompendo in me. Questa però è un'altra storia. Due magnifiche letture, mentre Andrea leggeva facendoci venire i brividi, sia con Dostoevskij, adesso con Landolfi, con Laura ci scambiavamo sguardi preoccupati, per la verità. Tra l'altro la fortuna, noi ovviamente indirettamente la funzione di Strane Coppie anche quello, oltre che attraversare un tema, è in qualche modo far rincontrare i lettori, scrittori, scrittrici che nel tempo, come dire, sono uscite dall'orbita della lettura abituale di alcune generazioni, e Malamud è effettivamente uno di questi, ma sicuramente lo è anche Tommaso Landolfi. Stamattina, chiacchierando con Andrea, ci diceva: ma quando l'hai letto la prima volta, lui mi diceva: sai, l'ho visto a fumetti dentro Frigidaire, rifatto da Scozzari o Scozzari, quindi stiamo parlando dei fumetti degli anni 70. A me il racconto invece è arrivato quando avevo 13 anni, quindi un'età non troppo diversa dalla protagonista, dentro un'antologia che mi regalò mio padre. A te, Tommaso Landolfi. Grazie.
come sono strane queste cose. La protagonista ha 15 anni, mi dispiace francamente dire qualcosa perché avrei preferito che Andrea leggesse l'intero racconto. Le due pagine, credo fossero due e mezza, sono alta letteratura, straordinarie, ma non solo, sono anche estremamente precise su una cosa, giusto per dirvi, 15 anni, quindi siamo di nuovo, il protagonista ha quasi 50 anni, quindi siamo esattamente nelle stesse età del racconto di Dostoevskij. La mite e la muta non è un caso, io credo, ne sono quasi sicuro, anche perché Landowski scrive da qualche parte, a un certo punto, sto scrivendo il raccontino dostoevskiano. È evidente che ha anche ispirato, diciamo, in qualche modo dal racconto di Dostoevskij, ha voluto rendere anche un omaggio a questo, a quello che lui considerava il maestro dei maestri. Però è cambiato molto, e in un certo senso il racconto di Landolfi va direttamente a parlare proprio di quello di cui siamo circondati nella cronaca, e cioè questo uccidere, virgolette, per amore, o per quello che viene chiamato impropriamente così a un certo punto, più che per amore forse dovrebbe dire per possesso, come dice il protagonista a un certo punto, lei finalmente, adesso, morta, sfigurata, tagliata, sanguinante e tutto, è mia. Quello che è singolare nel racconto, ma non tanto, è il fatto che quest'uomo, diciamo così, attragga a sé questa ragazzina che è muta, anche lei lettrice, quindi come vedete addirittura scrive, tiene un diario e quindi parlano anche di queste cose, esattamente come nel racconto di Dostoevskij la sedicenne legge libri, si interessa a Fausto, eccetera. Quindi persino l'arte e la cultura diventano indifferenti di fronte a questa specie di potere oscuro che muove le persone, come se la cultura non fosse nemmeno più una difesa a nulla, anzi entrasse in qualche modo e potesse essere usata per non so cosa dire, per sedurre, corrompere, distruggere e via dicendo. Tra l'altro il racconto è anche, io credo, ispirato, è una specie di scherzo fatto a Nabokov e alla sua Lolita. Lolita ha 14 anni, 12 in realtà, da 12 a 16 dura la storia, quindi siamo sempre in questa fascia di età dell'adolescenza, e è come se Landolfi dicesse: adesso vi racconto io in realtà cosa c'è davvero dietro questo tipo di rapporto. E nella maniera più brutale lui dice: c'è l'impotenza. Nel racconto che avete letto, a un certo punto la ragazza che è scappata di casa, una scena molto tenera, quasi struggente direi, scappa di casa, scavalca la finestra del bagno, è tutto molto quotidiano, arriva a casa di quest'uomo dopo averci pensato a lungo, decide di fare questa cosa, però a un certo punto lui la invita, parlano, vanno avanti a lungo così, parlando appunto di scrivere, di libri, di arte, di poesia, poi lui le chiede di spogliarsi e lei lo fa con estrema naturalezza. C'è questa lunga scena in cui lui resta completamente vestito, anche lui stesso dice ridicolmente, perché anche questo è raccontato in prima persona, quindi è un monologo, e la guarda fino al punto che lei quasi comincia a vergognarsi, perché però non ha capito davvero, pensa che lui lo faccia semplicemente per il piacere di guardarla. Lui è vestito invece perché in realtà non gli interessa. È già molto, il racconto di Landolfi è molto oltre Nabokov, è dentro proprio la patologia del delitto, il vero fulcro. Non c'è nemmeno più il sesso
in questo racconto. Non avviene nulla, avviene soltanto il delitto, ma come viene descritto il delitto, sia prima che nel pezzo che avete letto, è tutto fatto come se il delitto fosse una trasposizione della sessualità. Qualcosa che non avviene, non può avvenire, non riesce ad avvenire nella realtà, si scatena in una forma che lui chiama della necessità, che naturalmente è una giustificazione profonda del fatto di aver voluto invece questo, si scatena in questo, lo dice, meraviglioso e orribile, estasi e dolore, sofferenza e soddisfazione, potere, tutte cose opposte di oscillazione, ma in realtà sono sostanzialmente, detto in maniera proprio, forse ve ne lo avete sentito, ma lo si sente ancora di più se si leggono ancora più pagine, è una sorta di orgasmo trasposto attraverso la violenza. È inutile girarci attorno, questo è il nucleo che Landolfi identifica tra l'altro in maniera incredibilmente esatta. È anche molto, è 1960 che scrive questo racconto, molto avanti a tante cose che si scrivono, per quanto il modo di esprimerlo sia poetico proprio letteralmente, ma il nucleo è estremamente duro, direi proprio ferocemente davanti agli occhi di tutti. La violenza è una profonda pulsione di impotenza in questo caso, non c'è altro modo di raccontarlo e di descriverlo, il che poi ci porterebbe a un luogo sul quale non abbiamo tempo proprio di soffermarci, lo dico prima perché è talmente profondo, io ci accennerò soltanto al fatto che la sessualità maschile è diversa dalla sessualità femminile e sa in qualche modo questo e sa anche che in qualche modo le è inferiore. Uso dei termini molto brutali e spero che tutto sia chiaro a tutti quanti che il problema, diciamo così, la croce dell'impotenza, come diceva Walter Benjamin parlando di Baudelaire, è esclusivamente maschile. E nel momento in cui si chiude in se stessa questa cosa e gira intorno al proprio asse, diciamo così, senza l'apertura, per così dire, all'altro, all'altra, può diventare distruttiva, sia autodistruttiva sia che distruttiva all'esterno. Perciò ho parlato prima del fatto dell'assenza della sessualità che è reale, che viene, non gli passa proprio in mente, o meglio, gli passa in mente, il racconto è estremamente sottile, ma quello che non può essere deve essere in un altro modo. Infatti lui a un certo punto dice: io non sapevo che farne di quel corpo. Questo è proprio detto veramente nella più assoluta verità, non sapevo davvero di che fare, e torniamo a prima, cioè mi servirebbe tempo, ma non tempo che passa, tempo di lavoro, di azione, di dare tempo al tempo in un certo senso, invece no, perché anche lui dice: io voglio vivere in un sogno, nella realtà. Questo è il punto. Infatti alla fine dice: sono tornato adesso nella trita realtà. Il momento di esaltazione legato a questo appagamento di desiderio al di là del desiderio come è realmente è finito, è durato il tempo brevissimo dell'esaltazione del diritto, della violenza, della morte. Questa è la verità pura e semplice, cioè inutile girarci attorno. La questione del delitto, diciamo, legato a quello che noi oggi chiamiamo femminicidio, non si stacca granché da questo circolo vizioso. È sempre una manifestazione di impotenza, lo so che suona strano, perché può essere unito anche alla violenza fisica sessuale, ma non cambia
la sua radice, non cambia per quelle parole che Landolfi dice quando dice ora è la veramente mia. Certo, è ambiguo, essere mia, essere tuo, sono le parole stesse dell'amore, ma possono anche diventare le parole del possesso. È mio totalmente, per sempre, infinitamente. Più che tutte queste, totalmente, proprio la parola del secondo me, della violenza portata fino alla morte, totalmente e eternamente, altra parola che lui usa, è tutta mia, è solo mia. Ora, da questo, che è naturalmente, se volete, il termine più semplice patologico, noi lo chiamiamo, io non sarei poi tanto incline a usare questi termini. Io direi che dal patologico al normale c'è un piccolo filo, o spesso un filo non piccolo, di continuità. Non è detto che non troviamo anche nella realtà, diciamo, non delittuosa, non criminale, di tutti i giorni delle nostre esistenze, questo circolo vizioso. Mio, sei mia, devi essere mia, soltanto mia, o viceversa, ma vi ho detto che non c'è scampo, è tipicamente maschile questo, così come lo abbiamo letto adesso. E quindi puntini sospensivi, niente si ferma, cioè io non mi fermo, dice, noi diciamo il pazzo, anche questa è una cosa che mi provoca difficoltà, lo confesso, questa è una cosa, è come quando diciamo che Hitler era pazzo. Non mi guardate come pazzo, a questo punto, perché è una delle cose che più mi suscita rifiuto, fosse solo per il fatto che Hitler ha conquistato, sedotto 40 milioni di persone e anche parecchi altri milioni in altri paesi. Per cui se un pazzo riesce a fare questo, beh, significa che le categorie di pazzia che abbiamo non sono valide. Un essere umano ha fatto questo. Quindi il pazzo è abbastanza relativo, riguarda poi la sfera legale, medica e via dicendo, ma siamo sicuri che nel normale non ci sia la pulsione all'annientamento? L'ufficiale di Dostoevskij annienta la mente, che è come se non parlasse, perché lui non le lascia realmente il diritto della parola ascoltata. La parola ha senso solo se io l'ascolto, se si crea un dialogo. E questa è la straordinarietà di questi due racconti, a mio avviso, anche letterariamente. Sono monologhi, non perché il monologo è una tecnica letteraria, sono monologhi letteralmente, perché questi uomini monologano, non hanno un dialogo. Quando c'è, nel caso di Landolfi è stupendo come gesto letterario, perché lui sceglie una muta e dice questa cosa, la scopre dopo un po' questa cosa, perché all'inizio la crede timidezza, è felice, che poi è una cosa che in qualche modo lo lega all'ultimo racconto che leggeremo, dice è quasi perfetto, ma non perché pensa di uccidere, è quasi perfetta come donna, è un ideale erotico anche, il che poi porterebbe a lunghe, cioè io su questo potremmo parlare a lungo, ma non c'è tempo, diciamo la verità. Come nel caso devo lasciarlo a Laura e vi lascio, diciamo, queste cose che ho detto come pensiero retropensiero. Tutto si può chiamare amore, spesso viene chiamato così, non è detto che lo sia. Una cosa abbastanza banale, ma sulla quale sarebbe bene riflettere più spesso di quello che facciamo. E difatti il quarto puntello di questo incontro passa da una muta direttamente a una babbuina. Orlando Cinque. Thank you.
diavola. È davvero commovente. Fa tutto quel che può, tutto quel che sa, pur di vedermi contento. Le sue buone intenzioni non hanno fine. Non vorrei mai sgridarla. E se mi succede solo perché sono stanco, innervosito dal lavoro, da 100 e 100 corse per la città, tasse, negozi, vendite, caparre, e l'avvocato, l'agente di cambio, l'assicuratore, chi manda un credito e chi sfugge a un debito. Appena l'ho sgridata, però, mi pento subito. Lei si rincantuccia nel suo angolo di poltrona e piange. Si copre gli occhi con la mano, poi allarga le dita per lanciarmi una guardatina umida. Di nuovo alza il lamento con quella sua vocetta stridula e disperata. Beh, piantala. Scusa. Facciamo pace. Borbotto io. E lei, subito buona, si rasserena. Mi corre incontro, vuota e riporta il portacenere, resta lì a guardarmi mentre leggo il giornale, con un lieve sospiro. Poi si ricorda di non aver ancora preparato il caffè e di colpo si butta come una furia in cucina, dando sfogo alla sua smania di fare, far presto, rendersi utile. Devo confessarlo, è la migliore delle mogli che ho avuto. È la quarta, che sono rimasto vedovo ben 3 volte. Fortunatamente senza aggravio di figli. Mi sono morte tutte in giovane età, sembrava una maledizione. Ma che le hai fatto? Adesso ce lo devi dire, vennero fuori gli amici dopo il funerale della terza, insospettiti. E che fu per una banale polmonite, mai vollero accettarlo. Ma questa Gilda, tra me e me lo riconosco, è un tesoro. Buona, come ho detto, docile, servizievole, le basta una collanina da 2 soldi un paio di volte all'anno. Lava e stira da sé le sue sottane, ogni giorno si pettina e striglia con uno scrupolo incredibile. La casa è lustra, come uno specchio. In cucina, beh, non se la cava troppo bene, è monotona. Più che quei 3 o 4 piatti non riesce a inventarsi, ma questo lo sapevo fin dal principio. Quando la comperai in quel circo equestre, è andato in malora per via di un tornado che distrusse il tendone e spezzò una gamba al domatore. Sa tutto, mi raccomandò allora il proprietario del circo. Meglio di una serva, giuro che non la venderei non fosse capitata questa disgrazia. Oh, con noi si è allenata. Non consuma, sa, proprio niente. Un buon affare per lei. Gilda sta con me ormai da 3 anni. È robusta, sana, accuratissima, dagli orecchi alla punta della coda, sa di colonia, di sapone, di borotalco. Mi ama, forse anche troppo. Non è che pretenda da me espansioni straordinarie, a volte le basta una carezza, poverina. Però mi gira intorno con questo suo immenso peso d'amore, me ne fanno usare il calore, l'intensità perpetua. Biba, mi dice ogni tanto sottovoce, chiudendo gli occhi e tremando, e allora io so che devo accarezzarla in un certo modo, finché il suo grugnito si perde teneramente, diventa un sospiro quasi impercettibile, o magari cedo. E allora lei, dopo e per 3 o 4 giorni, si dà da fare come una pazza, lucida mobili, sbatte cuscini, strofina pentole, mi accende la sigaretta, canticchia in bagno, mi manda 3 bacetti con la punta delle dita dal fondo del corridoio, oppure prende coraggio e mi pettina suavemente, ondulando la spazzola tra la sommità del cranio e la nuca. Adora pettinarmi ed è una gioia che sa di poter ottenere solo in casi eccezionali. Mentre muove la spazzola io sento il suo respiro tiepido alitarmi tra la pelle e il colletto della camicia, intervallato da un timidissimo bacio a fior di labbra. Allora, buona, le dico, seguitando a leggere il giornale. E lei riprende a pettinarmi, acquietata e soddisfatta dal tono della mia voce che la padroneggia. Qualsiasi paragone tra questa babbuina Gilda e le mie prime 3 mogli potrebbe suonare di cattivo gusto, eppure adesso le ricordo come 3 streghe. Sempre bisognose di soldi, di roba, di parole, di evasioni, stanche di stare in casa, ma subito dopo stanche di essere a spasso, o al cinema, o al caffè, o al mare, con improvvisi mal di piedi, emicranie, con piagnucoli senza motivo, pigre. E avarissime, se non spendaccione, talvolta mal lavate,
e magari dispettiche nei confronti dei miei amici venuti in casa per due chiacchiere, una bottiglia, un poker domenicale. Gilda non ha neppure uno di questi difetti. È limitata, si capisce, ma non pesa, non pretende, non ribatte la parola, non discute, non saprebbe inventarsi il benché minimo capriccio. Casa e un po' d'amore sono assolutamente tutto per lei. E questo tranquillizza un uomo maturo come me, lo rende più solido, più agguerrito, non gli turba l'equilibrio delle giornate, del lavoro. Oddio, qualche screzio esiste tra Gilda e me, ma appartiene alla natura più che a contrasti di carattere. Per esempio, Gilda si illude, non so come perché, di poter crescere, di arrivare ad essere alta almeno quanto me. Ci pensa sempre. Ogni tanto mi prende per mano e mi trascina con sé davanti allo specchio. Guarda le nostre immagini affiancate, io grande e grosso in maniche di camicia, lei nel suo sottanino e che mi arriva appena sopra la cintola, e scuote la testa, gli occhi le si inumidiscono. Oppure prende dal suo cestino da lavoro il metro arrotolato, me lo porge e io devo misurarla contro il muro, come si fa coi bambini. Ma il segno sul muro è sempre lì, non si alza da 3 anni. E Gilda lo guarda, lo studia, poi si asciuga una lacrima. Per consolarla, ma in tono chiaramente scherzoso, in modo che non equivochi, le dico allora, viva. E lei faceva di no. Non so se per la disperazione di non essere ancora cresciuta o perché ha capito che con quel viva ho solamente giocato. Questo film in Malamud l'eco era bulgacoviana, qui naturalmente Dostoevsky si è mescolato con Kafka. Sorridiamo, ma poi ridiamo molto amaro a Laura il compito di ricordare Giovanni Arpino. Questo è un racconto esemplare. E a proposito di Kafka, stavo pensando così mentre leggeva, che quando Kafka ha scritto che un uomo si è tramutato in un insetto. Questo insetto, quando dice un insetto, noi sappiamo di cosa parla, dentro di noi sappiamo che c'è qualcosa. Avesse detto un giorno un uomo si tramutò in una giraffa, vabbè, sarebbe stata una bizzarria, chissà dove porta, ma non ci diceva quanto ci dice si tramuta in un insetto, perché noi sappiamo, abbiamo la percezione di che cosa vuol dire un insetto rispetto a noi. Allo stesso modo, quando si dice che al circo equestre si compra una babbuina dopo aver avuto queste 3 mogli, come abbiamo sentito, dopo averle fatte chissà come, gli stessi amici si interrogano, le ha fatte morire tutte e 3, lui si compra una babbuina, poi capiamo che cosa sta dicendo. Capiamo di che cosa sta parlando e di quello che di orribile, scostante, disgustoso c'è in questa assurdità di cui Arpino, da scrittore bravissimo quale era, ci mette a parte. Ci sono, fin dall'inizio, fin dall'attacco di questo racconto, ci sono gli indizi precisi. Il racconto ha un attacco fantastico. Dice, povera diavola, è davvero commovente. Povera diavola, chi sta parlando? Sta parlando un uomo che giudica, un uomo che ha una falsa pietà, qualcuno che finge, anche qui come nel racconto precedente, di immedesimarsi, qualcuno che è dentro la propria mente, la propria fantasia, la propria immaginazione. Fa tutto quel che può e poi dice, le dice, lui l'ha detto benissimo, ridillo, lui le dice buona, buona, così, ecco,
in questo buona, stai buona, non seccare, sono io che governo le cose, tu sta buona, sta lì, sei stata presa per stare lì, sei una povera diavola, stavi in un circo, puoi fare il tuo lavoro di serva, lo sai fare così così, sai fare pochi piatti, però sei pulita, sei brava, ubbidisci, mi guardi con gli occhi lustri, io ti sgrido e vabbè, tu non te la prendi neanche troppo. Quando la compra, quest'uomo la compra al circo equestre, la persona che gliela vende, il proprietario del circo, dice è meglio di una serva, cioè meglio di una serva, giuro che non la venderei, non fosse capitata questa disgrazia, oh, con noi si è allenata, non consuma, sa proprio niente, un buon affare per lei, non consuma, non dà fastidio, non disturba, è lì per servire, anzi più che per servire, per essere totalmente a disposizione. E lui le dice buona e lei continua a star tranquilla. Le donne, come abbiamo sentito, le altre mogli, erano, dice quest'uomo, tre streghe. Che cosa hanno queste donne che non va bene? Le cose nella successione sono sempre bisognose di soldi, e i soldi sappiamo il valore simbolico dei soldi, sempre bisognose di soldi. Di robe, di cose che sono esterne, di cose di cui non si sa, di cose, di robe di cui è impossibile essere padroni. E poi dice di parole, perché anche le parole sfuggono al controllo, hanno bisogno magari delle parole degli altri, hanno bisogno di dire cose che non sono così controllabili. E poi, quarta cosa gravissima, di evasioni. Hanno bisogno di muoversi autonomamente, hanno bisogno di uscire dai confini che sono stati così abilmente creati. Infatti, questa babuina a cui viene dato questo nome, Gilda, il nome di un'icona della bellezza mondiale, lui dice è limitata ma non pesa, non pretende, non ha pretese, non chiede niente, dice non ribatte la parola, gravissimo, l'abbiamo visto prima, questo scarto, questo uscire dal confine, questo sottrarsi ribattendo, questo dire ci sono, parlo, non ribatte perché appunto non è in grado, non discute, gravissimo, discute. E lui dice questo tranquillizza, quindi lui è messo con tranquillità, l'analisi è perfetta, dice un uomo maturo come me, lui si definisce un uomo maturo. Questa babuina di notte riceve un sonnifero, perché lui che è insonne e non dorme non vuole essere guardato da lei che lo vede essere così, e allora lei prende questo sonnifero, che nel racconto ha un peso fondamentale, lei prende questo sonnifero che le viene dato, dice ancora, siccome lui è insonne e lei dorme, questo esserino piccolo, lui dice lei si è messa in testa di voler essere l'alta, ma è lui che vede che lei è piccola, perché loro si mettono davanti allo specchio e lui vede che c'è questa differenza tra loro che lo infastidisce e crea in lei questo desiderio di un'altezza a cui non, un'altezza anche metaforica, a cui non può arrivare, e dice non russa, ogni tanto un lungo sospiro, lui la osserva ma soprattutto non disturba, chissà se sogna o no,
preoccupato che sogni, perché chissà cosa sogna. Si può essere padroni dei sogni, un tema che poi ritorna nel racconto, si può essere padroni dei sogni degli altri, e chissà cosa sogna, chissà cosa si immagina. E dice, dicono che i cani abbiano capacità di sognare, figuriamoci quindi degli esseri evoluti come i babbuini. Un po' preoccupato di questa cosa, che forse può essere una preoccupazione. E infatti lui si interroga, dice forse sogna l'Africa, ma forse questa non la può ricordare perché lei è nata già prigioniera, oppure dice come è più probabile sogna il suo amore, cioè me. È possibile che lei possa sognare qualcos'altro che non sia lui, perché anche di notte la sua mano mi cerca, e quindi questo lo rassicura, lo tranquillizza, un uomo maturo come è. Questo, grazie, questo tema dell'altezza è un tema che ritorna anche in un altro modo, e dice, poi lui si interroga, che cosa ne sai, cosa pensa lei, che ne sai cosa pensa lei, che ne sai se non sogni proprio un suo babbuino più piccolo e più efficiente di te. Insopportabile, insopportabile. Allora, questo rovello che si insinua in lui lo porta a fare una crudeltà consapevole. Un giorno, ci sono altre vicende in questo racconto breve, ben scandito e perfetto nella scelta dei singoli episodi, comunque un giorno la prende, lei si mette la gonnellina migliore, qualcosa di così di clownesco, di molto triste che solo lui non riesce a vedere, e che chi racconta, lo scrittore, fa vedere dosando questi effetti, insistendo e dosandoli però. Un giorno lui la prende e la trascina a vedere uno zoo. Lei di fronte alle scimmie non vuole stare, insomma è a disagio, non le piace stare vicino alle scimmie, finché lui, continuando a trascinarla, la porta a vedere la gabbia del gorilla, ma si accorge che questo gorilla è un gorilla femmina. Dice, era alta almeno 1,80 m, forse più, e lucida nel pelo nero, una gran bestia allerta, dall'occhio violento di catrame, la descrive, le dita però tenerissime intorno al piccolo stretto in grembo. Lui prende Gilda in spalla perché lei la veda, e Gilda e sente subito che c'è questa rivalità, questo altro essere che in parte è simile a lei e che però è più bella, più alta di lei, è così lodata da lui. E lui le dice, come sempre, buona, non vedi quanto è bella, una gigantessa, mi lasceresti far biba con lei? Da questo momento la babbuina ha una ritrazione, oltre che un dolore, un dispiacere, comincia a sottrarsi a questo rapporto di cui capisce la vischiosità, diventa triste, diventa buia, serve a tavola ma non è più affettuosa come era prima, cose insopportabili, finché un giorno, poco dopo, lei prende questo tubetto di sonniferi e lo ingoia,
E allora arriva, lui chiama un'ambulanza, arrivano, chissà se la salvano, l'idea è che questo non accadrà. La chiusa è perfetta, è terribile, perfetta. Dice, forse la salveranno, ma dopo sarà ancora la mia Gilda di ieri, di sempre. Perché questo gesto, cioè, un po' consapevole che qualcosa possa cambiare, lo è. E la preoccupazione è di perdere quello che aveva costruito, quello che lo rendeva tranquillo. Dice, o comincerà a odiarmi, a diffidare, come già mi accadeva con le altre mogli. Diventa una strega come le altre mogli. E dice, quale vendetta, perché si preoccupa che possa succedergli qualcosa, e allora pensa quale ritorsione, come probabilmente era stato se nella sua prospettiva abituata ad avere. Dice, quale vendetta potrà inventare, covare nel labirinto del suo animo femminile, in questo labirinto misterioso, che lo è anche, non c'è dubbio. Dice, ma poi cosa vogliono queste donne da me? Non so, mi sembra di averla sentita, mi sembra che non sia una novità e che sia qualcosa in cui le donne, insomma, le donne che magari che non si sentono babuine come noi, però dice, ma perché questa cosa risuona? Alla fine lui ha un minimo di attenzione verso di lei, cioè di un piccolo dispiacere che questa donna non ci sia, che questa donna buona, che questa babuina che si è scelto come donna sia, insomma, possa non esserci più. Ma dice, se rimango solo, se Gilda muore, che saprò fare di un me stesso diventato? E la chiusa è perfetta, padrone, niente. Questo strepitoso racconto di Giovanni Arpino è tratto un film molto famoso, La donna scimmia di Marco Ferreri, un capolavoro con Ugo Tognazzi e Annie Girardot. Ci vediamo un brevissimo estratto cinematografico. Allora, La dolce di Robert Bresson, un pezzetto da Ferreri, e tra l'altro il tema dello scimmiesco, che nel racconto di Dostoevsky non c'era, invece ricompare nell'adattamento parigino di Bresson, collegandosi perfettamente al tema appunto di Arpino nella Donna Scimmia. E un ultimo breve spezzone, che non fa parte dei racconti di cui stasera abbiamo narrato, ma Arpino ha avuto molti adattamenti cinematografici, molte trasformazioni, ed è un pezzetto da Profumo di Donna con Vittorio Gassman. E questi tre pezzetti parlano però appunto di uno stesso tipo d'uomo, di uno stesso tipo di relazione. Ultima curiosità è che nel film di Ferreri, come nel film appunto in Profumo di Donna, Napoli compare ed è uno sfondo, ma è anche il personaggio di Ugo Tognazzi ad essere napoletano. Buona visione e poi torniamo subito qui. Il Profumo di Donna veniva da Il buio e il miele, un altro straordinario romanzo di Arpino, anche qui, come dire, un uomo che non è in grado, insomma, di gestire il proprio potere, che alla fine si deve rassegnare, alla fine si rassegnerà ad essere in qualche modo accompagnato ed amato, perché la questione stasera, insomma, è apparsa evidente, ed è la questione che da sempre si discute, eppure in qualche modo è scomparsa veramente dai ragionamenti che si fanno anche dentro le scuole, dentro le famiglie, cioè una vera educazione ai sentimenti, che è la cosa che in qualche modo la letteratura ovviamente non fa, rigorosamente non fa in forma pedagogica,
ma che talvolta leggere invece ottiene come effetto interrogarsi sul perché del femminicidio che ci siamo dati come tema generale, del male, dell'incapacità di avere rapporti rispettosi con gli altri, soprattutto dell'incapacità appunto che si ha di non esercitare il potere sugli altri, che è un tema che riguarda le donne e che si allarga naturalmente un po' a tutto e a tutti. Se c'è qualche domanda o qualche come dire, curiosità per i nostri ospiti prima che chiudiamo, questo è il vostro momento. Presto, prima di Napoli Arsenal. Prego. Cioè, sono molto delusa, perché la donna in tutto questo se ne esce sempre come una vittima e non risolve i propri problemi. E non c'è una medicina, però alcune donne ce l'hanno fatto, ma nemmeno vengono considerate. Perché siccome il potere è dell'uomo, è proprio l'uomo che non vuole che questa donna si riscatti. E allora le dirò di più, sono una vittima, non una vittima, è una brutta parola, di femminicidio, ma non sono una vittima, perché dopo un coma, io ho un marito impotente, allora io ero proprio in questi quattro racconti che lei mi ha, ho un groppone al cuore qui. E dopo questo, tutto questo, io sono rinata dopo il coma, e comunque mi sono rimboccata le maniche, mi sono laureata, perché le parlo nel lontano 1983, è accaduto tutto questo. Ho lottato per avere un posto dignitoso come lavoro, prima ho fatto la cameriera, perché non avendo mezzi, perché la mia famiglia non, alle donne non dava un'istruzione per poter volare. E la donna era destinata a questo eventuale uomo che la scagionava, la scagionasse. E quindi quando va bene, ma quando va male sono fatti nostri, diciamo. E una donna è vittima, perché come fa a ribellarsi? Quindi soccombe e viene anche uccisa. Tutti i giorni sentiamo. Quindi io ho una ricetta, perché ci sono riuscita, e non la posso dire adesso perché non c'ho tempo. Se mi date l'onore e il piacere di ascoltarmi in separata sede, perché io adesso ho 70 anni, quindi ho dei figli grandi che li ho cresciuti, perché poi ho preso un posto di lavoro. Io sono un assistente sociale, ho lavorato al Frullone vicino agli ammalati di Alzheimer, e tutto questo sempre con una lotta, perché le istituzioni non mi hanno mai degnata di un appoggio, io lo dico di più. Io vinsi un concorso nel 2004 e la regione, il posto a me non me lo diede, perché io avevo una certa maturità di età. E quindi anche lì mi sono opposta, ho dovuto mettere quasi un avvocato, ma non c'è stata la causa, ma mi hanno solo sottratto 5 mesi, e poi io ho recuperato questo posto e ho lavorato, quindi le parlo di 25 anni fa. Comunque ho fatto anche una causa e l'ho vinta, e ho avuto pur 10.000 euro di risarcimento danni, per dirvi che io non sono una vittima. E tutte le donne lo dovrebbero fare, perché all'uomo non si intende che il nostro Dio non è proprio nessuno, perché le donne si prostituiscono mentalmente prima che fisicamente, e quel fisicamente non c'è, perché quella al limite può essere pure un piacere, può essere una passione, ma non è questo. È quando le donne sono vittime nel cervello, e questo dovete avere la forza di superare. Attualmente incontravo il telebano, incontravo, e quindi vivo da sola, mi sento sola, perché l'uomo mi manca, ma l'uomo, ma non una cattiveria da mettere vicino a me. Vicino a me non c'è nessuno.
Comunque ho i figli e basta, il mio destino, il mio scopo sono i miei figli. Uno è laureato in lingua inglese, uno è l'avvocato, uno è sposato e vive, si è sposato in Giappone, è musicista, cioè io ho bei figli, ma solo questo nella mia vita, ma di uomini zero, perché io sono io l'uomo. Non può esistere un uomo vicino a me, perché non ce ne sono. Mi scuso se qualcuno lo chiede, sono un eroe, e se volete lo spiego di tutte le verità. La scena di piano, non riesco a dire, è quello. Grazie. Mi volete ospitare nel sera della sera? Mi vengono con piacere. No, dopo ci mettiamo d'accordo, grazie. No, no, grazie. Grazie. E per la verità siamo sempre noi gli uomini. Sì. Non è, come dire, è proprio qui. Altri? Siamo una constatazione. Direi che su questo possiamo concludere. Direi che adesso bene, allora vi ringraziamo molto, vi chiedo innanzitutto di fare un applauso ai nostri relatori. Laura Baudio, Giuseppe Montesano, Orlando Cinque, Andrea Renzi, anche se è dovuto scappare alle prove, ormai lo guardiamo in differita. E vi ringraziamo molto. Strane coppie adesso prosegue a Milano il 23 maggio, altro tema forte, straniero straniamento, con Anna Toscano e Marta Morazzoni e con grandi scrittori anche di Thomas Mann, Camus e Antal Zerb, quindi un grande scrittore ungherese poco noto. Ci aspettiamo naturalmente reciprocamente qui a Napoli per la 12ª edizione di Strane Coppie. Grazie a tutti quanti, grazie a